Tutte le scuole di competenza della città metropolitana di Firenze saranno dotate di defibrillatori. In Palazzo Medici Riccardi, infatti, è stata siglata un'intesa con l'ufficio scolastico regionale per il rafforzamento del sistema di cardioprotezione negli istituti scolastici superiori dell'amministrazione metropolitana attraverso la diffusione di defibrillatori automatici esterni. Era giusto mettere coloro che fanno l'attività motoria nelle scuole in condizioni di sicurezza. E tutto questo si può fare mettendoci anche questi apparecchini, che diventerebbero delle cattedrali nel deserto se non accompagnate da figure che poi hanno una formazione, ma più che una formazione, un valore di aiutare gli altri. Il consigliere metropolitano ha citato il caso del calciatore del Livorno Pier Mario Morosini, morto durante una partita a Pescara, per sottolineare l'importanza del provvedimento e del percorso che sono stati assunti già a livello scolastico, una scuola che sarà sempre più attenta a formare anche soccorritori. Il defibrillatore è uno strumento, ma per noi diventa importante poi abituare le persone a utilizzarlo, quindi formare i docenti ad utilizzarlo, ma allo stesso tempo anche estendere questa formazione agli studenti stessi come elemento educativo che però consente ad essere soggetti attivi e attori in situazioni che non sono poi quelle scolastiche, ma dove gli strumenti ci sono e devono essere in grado di essere utilizzati. Inoltre è stato sottoscritto un accordo con il Comitato Paralimpico che consente di avviare un rapporto di cooperazione per individuare società sportive disposte ad avviare un percorso con atleti diversamente abili. Tutti coloro che vorranno andare a cercare di permettere a tutti di poter usufruire della bellezza di quello che può essere l'emozione di stare con gli altri, anche attraverso l'attività motoria, anche per chi non lo è esattamente come gli altri, credo che fosse un dovere da parte della città metropolitana. Le opportunità sono quelle di riuscire a entrare su un territorio importante come quello dell'area fiorentina, che è certamente la parte più popolosa della Toscana e quindi quella dove teoricamente il numero di disabili è più alto e dove è più alto anche il numero delle società che sono diventate centri sportabili, quindi dove è possibile fare attività sportiva in totale sicurezza, di barriere, di accoglienza, di attrezzatura, eccetera, eccetera. Quindi direi che è l'area votata più naturalmente a un rapporto più stretto col nostro movimento. A Firenze si sono tenute molti eventi importanti sulla disabilità, quindi in qualche modo l'area è abituata a cogliere il nostro mondo e mi sembra evidente che noi non possiamo che migliorare questo processo e sicuramente questo protocollo sarà lo strumento migliore.